Per terminare il terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte, rientro dove avevo fatto la maglia bassa e vado a fare 2 maglie alte, una e due, in questa maniera. Devo chiudere il giro, quindi entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. Prendo il filo verde, mi raccomando, come sempre, non tirate troppo il filo, vado a fare una catenella. Entro tra l'ultima maglia, la maglia alta fatta alla fine del giro e la prima, quindi vedete, è come se tornassi indietro e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, a questo punto torniamo a fare una maglia bassa tra la prima e la seconda maglia alta, una maglia bassa tra la seconda e la terza. 2 catenelle e di nuovo maglia bassa tra la prima e la seconda maglia alta. Maglia bassa tra la seconda e la terza maglia alta, 2 catenelle e continuo quindi così per tutto il mio quarto giro. Ora, come avete visto, il primo e il secondo sono giri uguali, così come anche, scusate, il primo e il terzo sono giri uguali, così come il secondo e il quarto. Cambia solamente il modo in cui iniziamo e finiamo il giro. Io adesso voglio finire il quarto giro per farvi vedere appunto come rifare il primo giro e naturalmente nel primo giro, avendo una base diversa, andremo a fare un po' una cosa diversa. Quindi io sto terminando il quarto giro, ho fatto le 2 catenelle, entro tra la prima e la seconda maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Di nuovo cambio il filo, riprendo quello bianco, attenzione a non tirare il filo, vado a fare una catenella. A questo punto mi porto tra i due gruppi di 3 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle e in questo caso vado a fare nuovamente 2 maglie alte, una e due. Perché ho fatto in maniera diversa? Perché questo ci permetterà di avere sempre, vedete, la maglia alta iniziale di inizio e fine giro sempre dallo stesso punto, quindi non andremo a fare la lavorazione che va di lato. Qui è la prima maglia, questa è la prima maglia, questa è la prima maglia, quindi l'avremo sempre nello stesso altezza, facendo questo gioco di chiusura inizio giro. Quindi adesso continuo a lavorare poi normalmente di nuovo 3 maglie alte in ogni archetto tra le due gruppi di 3 maglie alte dei giri precedenti. Man mano che andiamo avanti con la lavorazione, quindi come potete vedere, noi nascondiamo qui il filo ben verde e abbiamo, lo vediamo soltanto qui e abbiamo questo effetto un po' a diamantino. Quindi io adesso vi ho mostrato i quattro giri, vi ricordo ancora che io ho montato un totale di 90 catenelle che lavorerò con un 100 del 5 e mezzo. Mi raccomando, per chi poi deve andare a fare un po' più largo sul seno o qualcosa del genere, in questo caso io vi consiglio di andare a cambiare l'uncinetto perché gli aumenti qui non si possono fare. Quindi se dovete aumentare o diminuire un po' in vita, lo volete sfiancato, andate ad utilizzare l'uncinetto del numero 5. Poi quando tornate al seno riutilizzate l'uncinetto del numero 5 e mezzo. Invece se dovete aumentare perché sul seno vi accorgete che vi stringe un po', invece del 5 e mezzo andate a lavorare con il numero 6. Io naturalmente sto ancora lavorando la maglia, sto ancora al bordo e arriverò agli scalfi e poi farò vedere come continuare la lavorazione. Però vi dirò quante volte ho ripetuto i 4 giri utilizzando l'alternanza dei due colori e poi quante volte ho fatto i 4 giri senza più utilizzare l'alternanza dei colori, ma lavorando soltanto con il bianco. Naturalmente io sto lavorando in questa maniera, ma voi invece potreste anche continuare a lavorare con il verde se vi piace di più avere la maglia verde. Potete aggiustarvi i colori come più preferite. Allora, sono arrivata a mettere i marcapunti, quindi per dividere la parte dietro dalla parte avanti, e vi dico che io ho fatto l'alternanza dei colori bianco e verde per 3 motivi. Poi in totale io ho fatto 13 motivi. Quindi dal basso verso l'alto ho fatto un totale di 13 motivi, in realtà 12 motivi e il tredicesimo è ripetuto soltanto il primo giro, quindi questa è dal basso verso l'alto. Ripeto, io la parte con l'alternanza bianca e verde l'ho fatto per 3 motivi e poi sono andata a lavorare sempre i 4 giri però con soltanto il bianco.
Quindi per mettere i marcapunti io poi sono andata a contare i miei gruppi di 3 maglie alte, ne ho un totale di 30, quindi ne ho messi 30 avanti e 30 dietro mettendo il marcapunti dai lati e naturalmente se avete dispari, quindi ne so, ne avete 31, ne mettete 16 avanti e 15 dietro perché quello in più va sempre messo sul davanti in quanto il davanti abbiamo il seno, quindi la lavorazione tende ad allargarsi un pochettino. Detto ciò, quindi adesso vi faccio vedere come andare a fare i giri per poter continuare a fare la lavorazione non più in tondo ma giri di andata e ritorno. Quindi io inizio con il giro di maglie basse, vado a fare una maglia bassa sopra la prima maglia alta e una maglia bassa tra la seconda e la terza maglia alta, 2 catenelle e continuo a lavorare normalmente andando a fare la maglia bassa tra la prima e la seconda maglia alta e la maglia bassa successiva tra la seconda e la terza. 2 catenelle, continuo così quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il giro successivo. Sto terminando il primo giro, ho fatto le 2 catenelle, vado tra la seconda e tra la prima e la seconda maglia alta e faccio una maglia bassa, vado dove ho la terza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sulla prima maglia alta, rientro dove ho la maglia bassa e vado a fare un'altra maglia alta. Poi torno a lavorare nuovamente andando a fare 3 maglie alte tra i due gruppi di 3 maglie alte precedenti. Una, due e tre. E continuo così quindi per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come passare poi a fare il nostro terzo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto le 3 maglie alte, vado dove avevo l'ultima maglia bassa e vado a fare 2 maglie alte. Una, due. Mi giro con la lavorazione, vado a fare il mio terzo giro. Vado tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle e vado a lavorare normalmente. Una maglia bassa tra la prima e la seconda maglia alta, una maglia bassa tra la seconda e la terza. 2 catenelle e continuo così quindi per tutto il terzo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi a fare il quarto e ultimo giro. Sto terminando il terzo giro, devo andare a fare l'ultima maglia bassa tra la seconda e la terza maglia alta, 2 catenelle, vado tra la prima e la seconda maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il quarto e ultimo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e nell'andare tra il gruppo di 2 maglie alte e 3 maglie alte facciamo altre 2 maglie alte. Una, due. E poi andiamo a lavorare normalmente 3 maglie alte tra ogni gruppo di 3 maglie alte, tra ogni due gruppi di 3 maglie alte. Continuo a lavorare così il quarto giro, vi farò vedere come terminarlo e poi come iniziare a lavorare il primo giro. Quindi continuo così per tutto il quarto e ultimo giro. Sto terminando il quarto giro, vado a fare 2 maglie alte tra il gruppo di 3 maglie alte e di 2 maglie alte e una maglia alta entrando nella maglia bassa. E poi si ricomincia da capo, quindi giriamo la lavorazione e andiamo a fare una maglia bassa sopra la maglia alta, una maglia bassa tra la seconda e la terza maglia bassa. 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi devo fare questi 4 giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Quindi questo deve corrispondere al nostro scalfo. Io naturalmente vi dirò quante volte l'ho ripetuto questi 4 giri, quindi il motivo, e andrò a fare la stessa cosa dietro. Poi vi faccio vedere come andrà a continuare. Allora, io ho fatto sia la parte dietro, ops, scusate, mi sono andata a sbattere contro la telecamera, sia la parte dietro che la parte avanti e ho ripetuto il 4 giri per 3 volte e poi ho ripetuto solamente il primo giro. Questo l'ho fatto sia avanti che dietro per avere uno scalfo di circa, ve lo dico subito.
14 centimetri. Poi sono andata a cucire dall'esterno verso l'interno per circa 9 centimetri, sia da questa parte che da quest'altra parte, che mi vanno a prendere circa 4 gruppi di 2 di 3 maglie alte. In realtà il primo gruppo è 2 maglie alte, gli altri sono 3 maglie alte. Quindi per una taglia M io vi consiglio di andare a ripetere i 4 giri per 4 volte. Per una taglia M andatelo a fare per 5 volte e poi andate a cucire. Tenete sempre presente che lo scalfo, a me che è 14 centimetri, per una taglia M deve essere intorno ai 16 centimetri, taglia L intorno ai 19 centimetri. Se però lo volete più larga, quindi volete una manica più larga, fate uno scalfo un po' più profondo, quindi aumentate di un altro centimetro. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare le maniche. Per lavorare le maniche io lavorerò sempre con l'uncinetto del 5,5, ma tornerò a lavorare con i due colori, quindi farò le maniche con lo stesso colore, alternando i due colori come ho fatto con il bordino sotto, e lo farò per l'intera manica. Però voi potreste fare sempre la manica tutta bianca e fare solo i polsini con il bicolore. Io ho preferito dare ancora più movimento a questa maglia e quindi vado a fare le maniche cambiando il colore, un giro sì e un giro no. Quindi iniziamo sempre con il bianco. Andiamo a fare i nostri ventagli. Voglio solo farvi vedere il primo giro, anche per farvi sapere quanti poi ventagli sono andata a fare. Allora, come sempre, io mi aggancio sotto al mio scalfo, quindi mi aggancio con il filo e vado a fare le mie 3 catenelle che sono prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte. Ora io non devo né allargare né stringere troppo la mia manica, quindi vado direttamente qui dove ho questo spazio e vado a fare altre 3 maglie alte, 2 e 3. Salto ancora, vado direttamente qua, quindi vedete sto saltando parecchio, quindi vado direttamente qui, ho saltato la maglia bassa, ho saltato la maglia alta, vado dove ho la maglia bassa e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte. Salto la maglia alta, salto la maglia bassa, vado nell'archetto e di nuovo a fare 3 maglie alte. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera e vi dirò alla fine quanti ventagli sono andata a fare. Sto terminando il giro, vado a fare quindi la mia maglia bassa e poi andrò a cambiare il colore, e io come ventagli ne ho 11 e vanno più che bene, quindi vedete non ho né stretto né allargato la mia mio scalfo, ma è rimasto uguale, quindi mi sono giostrata in modo da avere 11 ventagli. E adesso quindi continuerò, andrò a cambiare colore, farò sempre i nostri 4 giri che abbiamo fatto anche all'inizio e vi dirò quante volte sono andata a ripetere il motivo, quindi 4 giri per arrivare a fare la manica lunga. Ho terminato la mia prima manica, ho ripetuto i motivi 16 volte, per 16 volte, quindi 4 giri 16 volte, però nell'ultimo motivo non ho fatto l'ultimo giro, in modo da finire con il gruppo di maglie alte e non con di 3 maglie alte e non con il giro con le maglie basse. Però ho ripetuto comunque 16 volte, solo che nell'ultima volta appunto non ho fatto l'ultimo giro per terminare appunto con il gruppo di 3 maglie alte. Adesso vado a fare anche l'altra manica.